Raccontare le due figure, quelle di un papa visionario e uno dei maggiori scultori italiani del Novecento, è questo l'obiettivo dell'esposizione Sisto V e Pericle Frazzini, Gloria e Memoria, nata dall'idea di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi, che si avvale di un illustre comitato di studio e che è stata inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Paradisi di Montalto, dove rimarrà fino al prossimo 30 giugno, nell'ambito delle celebrazioni per il quinto centenario della nascita di Papa Sisto V. Sisto V e Pericle Frazzini nascono entrambi a Grottammare e si dimostrano molto legati al borgo di Montalto, città di origine della famiglia del pontefice Felice Peretti e per cui Frazzini realizzò una delle sue ultime sculture. È il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, a illustrare l'iniziativa. E abbiamo lavorato per preparare al meglio questo quinto centenario, tantissimi eventi abbiamo già fatto nel corso dell'anno e siamo felici oggi, proprio nel giorno della nascita di Felice Peretti, di inaugurare questa splendida mostra dedicata a un grandissimo artista marchigiano, anche lui nativo di Grottammare e molto legato a Montalto, perché proprio in occasione del quarto centenario del pontificato nell'86 volle dedicare la sua ultima scultura proprio a Sisto V, il monumento che potete vedere arrivando a Montalto. Siamo felici di ospitare una mostra di questo livello perché veramente vogliamo caratterizzarci in questa direzione, vogliamo che Montalto diventi un riferimento per l'area interna dal punto di vista culturale e stiamo lavorando giorno dopo giorno proprio per questo. Un ringraziamento particolare va sicuramente alla Regione Marche che ha sostenuto questa iniziativa e ci ha creduto veramente, dimostrando che sia il Presidente Acquaroli che tutta la Giunta vogliono puntare sulla valorizzazione dei borghi. La mostra vuole ricordare e celebrare l'opera dello scultore Pericle Frazzini e insieme a lui l'illustre pontefice, come spiega il professor Vittorio Sgarbi. E la gloria è certamente quella del Papa e della sua importante azione nella storia, prima ancora che nella fede. E la memoria è quella che gli artisti lasciano delle opere delle grandi personalità e quindi il monumento di Frazzini, che è certamente un artista interessante ed è anche il centro di questa iniziativa, è però subordinato alla gloria di Sisto V. Quindi ho pensato che per tenere insieme le due personalità che si celebrano in questa occasione, Sisto V gloria e Frazzini in memoria di quella gloria. Poi è chiaro che anche l'arte porta gloria, quindi nell'insieme queste endiadi, queste due parole possono valere per entrambi.